Ciao ragazzi Wild, come vedete non sono in natura ma sono in una camera di albergo, diciamo così. Sono anche, mi sta venendo raffreddore, sarà colpa dell'aria condizionata probabilmente, ma vabbè, sorvoliamo. E sono esattamente a Tirana in Albania perché sono tornato per la seconda volta qui dal dentista, alla UFO Dental Clinic, che quest'anno ha una grossa novità appunto alle camere. Se prima si appoggiava a una struttura esterna vicina, un parco albergo o B&B qua nelle vicinanze, adesso ha costruito in un'ala della clinica proprio tutta una serie di stanze tipo albergo, come vedete, dove mettere i pazienti che vengono dall'estero, insomma. E di conseguenza quest'anno è molto molto comodo perché 2 metri più avanti c'è la clinica, sei proprio dentro la clinica. E adesso vado a fare colazione perché mi sono anche appena alzato. La colazione non la fanno qua, la fanno, si appoggiano a un bar convenzionato poco più avanti, quindi c'è da fare 2 passi, ma guardate che spettacolo di vista per chi piace la città, però ovviamente perché qui mi trovo proprio nel centro di Tirana. Adesso vi faccio vedere che spettacolo di vista che vedo dalla camera. Qui c'è un mega finestrone e qui siamo proprio in centro, ragazzi, centro, c'è casino tutta la notte perché qua girano macchine, girano gente tutta la notte, suonerie tutta la notte. Per fortuna che è piuttosto ben insonorizzato e comunque non ho avuto problemi nel dormire. Bene ragazzi, come vedete esco proprio dalla clinica, adesso andiamo a fare colazione. Facciamo 2 passi e poi vi spiego quale sarebbe il mio programma per la giornata, anche perché oggi dovrei avere una giornata piuttosto libera. Allora ragazzi, l'idea di oggi sarebbe quella di non fare di nuovo un video su Tirana, perché l'ho già fatto l'altra volta, ragazzi, che lo potete trovare in descrizione, vi lascio il link. Ma ho visto che, comunque ragazzi, qua è un casino assurdo, ho visto che c'è un lago, una diga a quasi 2 chilometri, poco meno di 2 chilometri qui da Tirana, quindi ci posso andare a piedi. È un posto molto in natura, quindi penso che l'obiettivo di oggi sarà quello di andare là, visto che sembra, meno che non mi chiamino dalla clinica, che oggi abbia la giornata libera o quasi. Proverò ad andare là, dopo ho fatto colazione vi porto un po' a vedere la natura selvaggia di Tirana, ragazzi. Bene, colazione l'abbiamo fatta, adesso mi faccio un paio di chilometri a piedi e andiamo a vedere di trovare questo lago, che deve essere una vera meraviglia. Nel frattempo vi faccio vedere un po' di scorci di Tirana lungo la strada. Allora, a quanto pare siamo arrivati alla fine della città. Adesso dovremmo iniziare questo percorso. Adesso vado un po' a naso perché non ho qualche piantina né niente, ma comunque siamo arrivati alla fine della città. Questo qua inizia la parte, diciamo, più wild, più nella natura, dove dovremmo trovare anche questo lago barra diga, che non mi ricordo come si chiama, ma eventualmente ve lo scrivo sopra. Ora qui ci sono tutte delle indicazioni, ma c'è il trenino, che mi hanno detto che questo trenino qua fa fare il giro di tutto il lago perché è molto molto grande, quindi c'è questo trenino che dovrebbe far fare il giro di tutto il lago, quindi andiamo a vedere se riesco a prenderlo. È abbastanza assurda questa cosa, che si passa dal casino più totale della città con tutte le macchine, i mezzi suonate a destra a sinistra, alla quasi totalità del silenzio nel giro di 1,8 km da dove sono io, quindi fa quasi impressione.
c'è una sorta di parco, parchetto, come anche la zona per i bambini. Ora io non so tutti i significati di queste statue, ovviamente non essendo della zona, però molto molto carino, c'è veramente un grande stacco dalla città a un posto pieno di natura così. Questo immagino che sia il trenino che fa il giro, adesso sembra tutto chiuso ancora, sono circa le 9:30 di mattina, ma sembra tutto chiuso perché piacerebbe fare un bel giro qui sul lago. Adesso andiamo, vi porto a vedere un attimo com'è questo lago. Beh, devo dire che è parecchio grande, questo sì. Sembra tipo una classica diga. Dall'altra parte, invece, la parte opposta al lago, troviamo un'altra serie, un altro pezzo della città di Tirana, direi. Costruzioni su costruzioni, palazzi immensi, però hanno una bella architettura, per quanto mi riguarda. Tirana nuova, fatto di palazzi con una bellissima architettura, difficile da trovare da noi. Ieri ho dato una guardata a Google Maps per vedere le cose che ci sono nei pressi di Tirana, cose di natura ovviamente, a parte questo lago qua, ce ne sono delle altre, solo che sono un po' più lontane, c'hanno qualche chilometro in più da fare a piedi, diventava impegnativa visto anche i miei impegni con la clinica, invece qui 1,8 km si fa tranquillamente in un quarto d'ora, 20 minuti proprio andare piano, ed è un bel posto, una bella location per tirarsi fuori dal casino della città. E niente ragazzi, guardato gli orari del trenino, parte è aperto dalle 10 del mattino fino alle 19 del pomeriggio, adesso sono le 9:45, faccio passare un quarto d'ora perché un giretto ce lo vorrei fare sul trenino, faccio passare un quarto d'ora e mi faccio un giretto qui dentro al parco. Allora, hanno appena aperto da poco la biglietteria del trenino, però ha detto che ci deve essere un minimo di 10 persone perché il trenino parta, e al momento sinceramente mi sa che ero l'unico ad aver chiesto il biglietto, non l'ho ancora preso perché giustamente se poi non si accumulano 10 persone, ragazzi, non che prendo il biglietto, sta qua a aspettare delle ore, al limite mi faccio un po' di giro a piedi nel lago. Adesso vediamo un attimino come si svolge la mattinata. Una cosa l'ho capita bene da questo viaggio in Albania da solo, perché questa volta sono da solo, che bisogna urgentemente che impari un po' di inglese, perché sono veramente una chiavica ragazzi in inglese, io a differenza di mia figlia che sa 4-5 lingue, io proprio zero, e a farsi capire che, perché non tutti qui parlano l'italiano, parlano molto l'inglese, ma io l'inglese ragazzi più che dire tre parole, pennies on the table, quelle due stupidate lì ragazzi sono veramente terra, quindi mi sa che quando torno comincerò a prendere provvedimenti, cominciare a studiare un attimino l'inglese, perché sì, se no diventa un problema viaggiare da qualche parte, insomma. Allora ragazzi, qui sembra che il trenino non voglia partire perché non c'è gente, tra l'altro adesso mi sono fermato, qui ci sono diversi chioschi all'interno di questo parco, qui dal lago, e ho notato una grossa differenza di prezzi rispetto al centro di Tirana. Diciamo che al centro di Tirana più o meno, non per tutto, ma i prezzi sono molto simili ai prezzi italiani, non so, vai in un bar, il caffè più o meno costa come in Italia, a parte ripeto alcune cose, alcuni chioschetti, alcuni negozietti, che tipo ieri sera che mi sono andato a fare una crepe, una crepe alla Nutella
normale l'ho pagata 1,60 euro, in Italia non la trovi 1,60 euro, però in linea di massimo diciamo che le cose al centro di Tirana costano quasi come in Italia. Qui invece, che siamo fuori dal centro, ho notato una differenza bella, bella sostanziosa, ragazzi, perché ho pagato la bottiglietta d'acqua naturale da quelle piccole 60 centesimi, il caffè espresso 60 centesimi. Quindi direi che c'è una grossa differenza dei prezzi italiani. Probabilmente qua ci mangiano meno, ragazzi. È anche vero che qui a Tirana io sinceramente non so come facciano, perché ne ho parlato anche con l'autista che mi era venuto a prendere all'aeroporto. Gli ho detto: ma come fate voi, che se tu vai a fare la spesa nei negozi qua tipo il Conad così, e ti costa come in Italia, se non anche di più per certi versi, cioè fare la spesa qui è come in Italia, ragazzi, stessa cosa. Il problema è che qui prendono un terzo del nostro stipendio, se va bene. E dico: come fate voi a campare, cioè con i prezzi così alti e lo stipendio così basso? Affa, ci si arrangia, si arriva, si galleggia malapena, ma è così. Ragazzi, delle volte vedi ci lamentiamo noi, e c'è, dove sono messi, ci sono posti tipo qui in Albania dove sono messi decisamente peggio. Però che dire, ragazzi. Ah, tra l'altro un'altra cosa che ho notato a Tirana, che è una città molto molto sicura, nel senso che io non vedo atti di criminalità o cose, gente che si prende a pugni per le strade, nei parchi, così. Vedo anche la sera, mi è capitato tipo ieri sera di stare in giro fino alle 11 di sera, vedo ragazze giovani tranquille che loro girano per Tirana in piena notte tranquillamente. Probabilmente qui i ragazzi sono più controllati, nel senso che se c'è la certezza della pena, non come in Italia che qua fai una roba, poi dopo va bene, passi una notte in gattabuia e poi ti rilasciano. Qui probabilmente c'è la certezza della pena. Comunque, ripeto, a me mi sa tanto di città molto sicura. Ora me ne torno verso la clinica, perché ho 2 chilometri da fare e non vorrei che mi chiamassero per fare dei lavori, perché oggi è una giornata un po' così, non ho degli orari precisi, ma ci sarà bisogno mi chiamano, altrimenti c'è tutta la giornata libera. Però mi avvicino, anche perché devo montare dei video, quindi ne approfitto. E niente, ragazzi, qui da Tirana per oggi è tutto, la parte più tranquilla di Tirana. Adesso me ne torno nel casino del centro, e io da questo stupendo lago vi saluto con i monti di dietro e vi lascio come sempre con il solito stay wild. Ciao ragazzi, alla prossima.